Francesca Solido ha lottato per anni contro una malattia alla quale aveva tenuto testa senza paura e con tenacia e coraggio, continuando ugualmente nel suo impegno quotidiano e senza mai fare un passo indietro anche nella dedizione politica, impegnandosi a livello sociale con la sua Informa la Vita, la Onlus creata proprio per sensibilizzare sulle tematiche della salute e della prevenzione oncologica. Io e Francesca abbiamo fatto un percorso di 10 anni, siamo stati assessore entrambe per 10 anni e in questa tornata elettorale si è riconfermata assessore. E quindi da quando sono diventata sindaco abbiamo continuato a sentirci, l'ho sempre aggiornata su tutte le attività e le ho sempre incitata a tornare perché avevamo un rapporto particolare io e lei. Nelle parole del sindaco di Tuglie, Silvia Romano, appunto il ricordo dell'assessore, ma prima ancora della donna, moglie e mamma Francesca, che lascia suo marito Luigi e due splendidi bambini. Francesca era una persona veramente altruista. Quando aveva affrontato la malattia, la sua missione era quella di dare sostegno a tutti i malati oncologici e soprattutto alle loro famiglie. E purtroppo adesso dobbiamo prendere noi, questo compito, dobbiamo dare noi forza e sostegno a Luigi, marito premuroso, meraviglioso, e ai suoi bambini. Quindi cercheremo di fare di tutto per portare avanti la sua missione e supportare l'associazione che lei con tanta forza, tanto coraggio e tanta determinazione ha creato in Informa la Vita.